Allora Dario, com'erano questi bembli di Saturno con crocchette di mirepoix di Urano? Buonissimo, tutt'ottimo. Ma era più buono il secondo o il terzo piatto che hai mangiato? Senti, se devo affrontare una missione importante, preferisco affrontare la pancia piena. Rubik è frutto di anni di sperimentazioni, ricerche e progetti. Non è grande come un vero pianeta, però è ricco di luoghi nascosti da scoprire. Piccola domanda, ma da dove viene tutta l'energia che usate? Se volete dopo ve lo faccio vedere. Si chiama Kinar Chector. È una specie di mega pendolo orbitale che oscilla per il moto angolare della base e intanto produce energia. Grazie a Kinar Chector non abbiamo bisogno di carbone, gas e petrolio. Infatti l'energia elettrica su Rubik ha un sapore buonissimo. Ma con così poco spazio e così tanta gente che ci vive dovrete avere un bel problema di rifiuti. Come fate esattamente? Beh, ricicliamo tutto quello che possiamo. Sì, la maggior parte dei rifiuti viene differenziata e riciclata, mentre quello che proprio non si riesce a riciclare viene mandato nello spazio a formare satelliti che ruotano attorno alla base. Non mi sembra un'ottima idea lasciare dei rifiuti spaziali nell'orbita del pianeta. Neanche a me. Pensa se venissero colpiti da un meteorite. Che casino farebbero? E per finire, ecco il cuore, il simbolo di Rubik, la grande sfera. L'ho sempre solo vista nei libri e nelle serie TV. Dal vivo fa un altro effetto. Vero. Vediamo se avete studiato. Che cosa vi hanno detto a scuola sulla grande sfera? Ce ne hanno solo accennato. Ci hanno detto tipo che tenute insieme da forze dinamocentriche. E sulla sua superficie si riflettono tutti i colori e si intrecciano tra loro. Ma quindi non avete idea di come funzioni? No. Vedete, la grande sfera non è solo un'attrazione turistica o un'installazione artistica colorata. In realtà è, come si può dire, lo specchio della salute dell'universo. Si trasforma senza sosta e finché mostra i diversi colori, vuol dire che l'universo è in armonia. Bene, adesso la sfera è ripinta, quindi sta andando tutto bene, no? Non sembra, ci sono alcune sfumature che si stanno sbiancando. Stai tranquillo, i Rubiker monitorano la sfera costantemente. Si assicurano di intervenire subito, prima che i danni diventino così grandi ed essere visibili a tutti. Questo è uno dei compiti più importanti dei Rubiker. Non vorrei rovinare questo momento, ma io sono un po' stanca. Quant'è che dura un giorno qua su Rubik? Perché mi sembra di camminare da ore e ore. Un giorno dura circa come un anno terrestre, ma tranquilli, non dovete aspettare tutto questo tempo prima di riposarvi. Vi accompagno nell'alloggio che abbiamo preparato per voi. È una casa intelligente, ipertecnologica. Per l'occasione ho composto una poesia. La stanza da letto ha un materasso perfetto. Nel bagno la doccia getta acqua come pioggia. La cucina tiene decine di padelle di metallo. Le metti sui fornelli e cuoce fusilli e tortelli. Va bene, basta così. Bene, io vi auguro lungo riposo e prosperità.
Domani mattina, se vogliamo contare i tempi terrestri, siete attesi al campo di allenamento. E bene, allora che la fortuna sia con voi. Io sono l'alfiere responsabile del centro di reclutamento e prima Rubik è responsabile del pianeta Terra. Voi oggi inizierete l'addestramento con me e le esercitazioni si terranno nella palestra che avete già visitato, mentre le prove saranno tutte sul pianeta Terra. Sarò io a condurre personalmente tutte le attività. Ma prima dovete recitare il giuramento, lo trovate scritto su quella parete. Proteggerò e custodirò l'universo, rimuoverò ogni clima avverso, offrirò le mie cure, salverò le creature. Tre, due, uno, via. Sta andando tutto bene, no? Ah, devo parlare io adesso. Guardiamo tutti in alto prima. Tortelli. Questa rifalla. Per una parola, ma no. La cucina tiene decine di padelle di metallo. Le metti sui fornelli e cuoce fusilli e tortelli. Una rifarei più robotica come intonazione e cuoce fusilli e tortelli più, leggermente più accentuato. La prima parte va bene. Sì, però rifallo. Le metti sui fornelli e cuoce fusilli e tortelli. Wow, a real live robot! Quando volete? Ma lo dobbiamo dire entrambi? Devi! Io mi sto aspettando. Bene, io vi saluto. Buona... Tante, ma ridere fa parte della scena. Lei devo sì, ridere prima. Pace e prosperità. E bene, allora che... La fortuna sia con voi.